Scrivere sui parcheggi in generale sul PUMS invece novità? Il PUMS dobbiamo attendere semplicemente che la MICAB ci rinvii le valutazioni tecniche sulle osservazioni. Ci hanno messo più del dovuto, ma perché le osservazioni sono più di 100 e alcune sono banali, nel senso che ad alcune è facile dare una risposta tecnica, altre sono molto complesse. Quindi su alcune osservazioni ci sono stati anche diciamo, degli scambi con il nostro ufficio tecnico. Dovrebbero arrivare le valutazioni tecniche su tutte le osservazioni nella prossima settimana e poi da lì si riparte con il percorso del piano. Quindi noi dovremmo adottare più o meno quasi tutte le osservazioni che la città ci ha richiesto. Cioè il PUMS che era di carattere generale, adesso con le osservazioni entra nel dettaglio. Già noi siamo tornati indietro su diverse cose che loro avevano previsto e quindi poi ce ne saranno altre che sono oggetto di osservazioni, andremo in commissione e le valuteremo in consiglio comunale, insomma in commissione prima e poi in consiglio Entro comunale. l'estate le Sì, ma io approveremo. penso proprio di sì. È chiaro che adesso bisogna trovare, adottare il piano che in qualche modo risponda alle esigenze di tutta la comunità. Con i Ecco, cantieri in corso poi. tra l'altro, per esempio noi sulla ZTL abbiamo lasciato la ZTL esistente, non abbiamo fatto nessuna modifica e abbiamo rimandato ogni sorta di decisione sull'aumento della ZTL al termine di tutti i cantieri. Questo ci sembrava corretto farlo e quindi questa l'abbiamo già detto, questo, insomma, lo ripeto, ma solo perché era impossibile adottare un piano in questo momento di quel tipo. Quanto è stravolto rispetto al piano originario? Non lo so Completamente perché ribaltato, non conosco tutte le eh? osservazioni, perché mettersi a studiare tutte le osservazioni sarebbe stata una perdita di tempo perché molte di esse magari non avrebbero avuto il parere tecnico. Quindi adesso le vediamo e le valutiamo.